Mercanti d'Osteria, siamo nel pieno della settimana di Ferragosto, siamo nel pieno delle iniziative organizzate dalla Pro Loco di Collio e oggi nello specifico che cosa succede? Come si movimenta la giornata odierna? Detto bene, settimana di Ferragosto, settimana piena di eventi per noi, e cosa meglio cominciare se no con dei canti. La musica aggregazione, quindi questi canti popolari, canti d'osteria, sono quello che meglio lega una comunità. E fra l'altro riportando quella che era la tradizione della comunità, quando le persone, che magari erano meno legate ai cellulari e si parlavano di più, si trovavano nelle osterie e cantavano. Vorremmo far ritornare questi canti, far tornare le piazze, le strade a cantare. Abbiamo bisogno un po' di leggerezza. Torniamo a cantare in piazza. Abbiamo l'ospitalità di alcuni gruppi popolari, usiamo così, folkloristico popolari. Certo. Quali sono? Allora, ovviamente 14 agosto, anche per i gruppi spontanei, è periodo di vacanza, perciò la nostra rassegna si differenzia un po' dalle altre quantitativamente, ma non per qualità. Abbiamo infatti dei gruppi d'eccellenza che sono il Coro Beorum di Bagolino, ovviamente il nostro vicino di casa che ci dà sempre una priorità di presenza, e poi la Fisarmonica delle Alpi. Abbiamo poi un gruppo spontaneo di ragazzi di San Colombano che si stanno affacciando proprio a questo mondo dei canti d'osteria. E il programma, diciamo, della movimentazione odierna qual è? Il programma si svolge col ritrovo qui in piazza per poi andare nelle contrade, dalla parte più bassa di Collio, dalla parte verso Tizio, per poi ritornare in piazza con una pizzata. Maurizio Pelizzari e Giovanni Pelizzari, Coro Beorum di Bagolino, qui a Collio per canti da osteria. Allora, il vostro coro? È un coro composto da tanti volontari che abbiamo deciso in questi anni di intraprendere questa voglia di cantare in compagnia, e ci troviamo qualche volta durante l'anno per cantare i nostri canti di Bagolino e anche altre canzoni. Ecco. E c'eravate anche lo scorso anno qui. Collio, siamo confinanti e siamo in sintonia e quindi veniamo molto volentieri, anche perché qua, paese di montagna, paese turistico, è un paese dove noi ci troviamo e ci sentiamo a casa nostra, e quindi quello che possiamo fare nel nostro piccolo, canti d'osteria, coinvolgimento delle persone, noi ci siamo. I canti popolari hanno ripreso voga, ripreso forma, ripreso fiducia negli ultimi tempi, perlomeno da parte anche delle amministrazioni pubbliche che valorizzano il vostro impegno, il vostro lavoro, la cultura e la tradizione. Sì, negli ultimi anni si sente spesso appunto questi ritrovi di persone che fanno dei canti appunto di osteria, non diretti magari da un maestro, ma dei canti spontanei tipo come il nostro. Che cosa ci proponete? Ma io direi Maslana, è un canto bergamasco, però è un canto che unisce, che c'è un modo anche di espressione molto comunitario e coinvolgente. Coro Beorum, qui a Collio per i canti d'osteria. Gran festa di colori, i prati sono in fior, su lascia il tuo lavoro, vieni a Maslana con me, vieni, 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 bella, bella, bella mora, vieni a Maslana con me. Repara il desinar, metti il vasiotto in tavola, non lo dimenticar, già pronta è la polenta, vieni a vederla fumar, mangia, 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 bevi, 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 comincia a cantare, mangia, 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 mangia,
valle, ora ti voglio insegnare, parla di un gesto lino, pieno di voglia d'amar, fai la seconda voce, attento a non sbagliare, canta, 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 piano, 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 bimba non dirmi di no. Canta, 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 piano, 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 bimba non dirmi di no. In questo prato verde mettiamoci a ballare al suono di un'armonica e cominciamo a girare. Su, batti le tue mani all'uso del montanar. Batti, 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 bene, 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 bimba non dirmi di no. Batti, 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 bene, 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 bimba non dirmi di no. Spontaneo per il momento, è spontaneo, ma è veramente spontaneo. Stella Alpina, i protagonisti sono di San Colombano. Il nome è provvisorio, come è provvisorio l'inizio del gruppo, perché questa sera qui a Canti ed Osteria a Collio è il debutto? È il debutto ufficiale. Diciamo, allora, debutto, abbiamo Luciano Gerardini. Sono fiero di far parte di questo coro spontaneo Stella Alpina di San Colombano. Spero che a noi si aggreghino anche altri ragazzi, perché stasera siamo in pochi e vediamo se riusciremo a essere bravi come gli altri cori. Alan Dall'Aidi, vi siete già trovati, avete fatto delle prove, sapete cantare, certamente. Allora, innanzitutto abbiamo la passione del canto e ci piace veramente tanto cantare. Poi, prendendo spunto da questi cori che sono veramente bravi, fantastici proprio, e allora ci siamo ritrovati a proprio cercando di creare un gruppo, che adesso momentaneamente siamo qua in quattro, però ci sono altri che non sono presenti e vogliamo crescere, ecco. Naturalmente stiamo muovendo i primi passi, è proprio l'inizio, ecco, l'inizio, ma contiamo proprio di diventare bravi come loro. Giovanni Gerardini, da dove è nata questa vostra voglia, desiderio? Allora, l'anno scorso io sono stato qua e, siccome ho la passione del canto, ho visto i cori che c'erano qua, sono andato da altre parti, a Bagolino, a Polaveno, così, e ho provato a lanciare l'idea ai miei amici, speriamo di riuscire a fare qualcosa di bello. Luca Cantoni, abbiamo visto che siete all'inizio, però avete tanta voglia di proseguire e di andare avanti bene. Speriamo, una passione che ci unisce e che può crescere sempre più, aumentare il numero di volontari, insomma, diciamo, essere sempre più numerosi. Ecco, facciamo presente che lui umilmente, ma lui Luca, sì, ha già vinto un festival a Marmentino di, cos'è, Marmentino Got Talent, terzo posto, però dai, comunque abbiamo già dei cantanti forti nel gruppo. Allora avete già il solista, lo spunto, diciamo. Lo spunto ce l'abbiamo, noi ci aggreghiamo. Ma possiamo tentare di vedervi cantare? Ma, guardi, ma sì, proviamoci, dai. Si avvicina la mezzanotte, radio bionda, radio bionda, felice notte, ce ne andiamo, ce
bene, andiamo a riposare. Ed il mio cuore me lo diceva di non amar, di non amarla. Senza di te quante ce n'è di ancor più belle. Ed il mio cuore me lo diceva di non amar, di non amarla. Senza di te quante ce n'è di ancor più belle. Si risvegliava, le sue pene mi raccontava, poi tornava a riposare, ed il mio cuore me lo diceva di non amare, di non amare. Diceva di non amar, di non amarla, senza di te quante ce n'è e ancor più belle. Agli eventi dell'estate a Coglio 2024 organizzati dalla Pro Loco di Coglio con tutte le associazioni e i gruppi, evidentemente l'amministrazione comunale di Coglio non è certamente assente, anzi è la promotrice di moltissime delle iniziative che vengono svolte. Fausto Tonassi, vice sindaco del comune di Coglio. Allora, soddisfatto, possiamo tirare un bilancio di questa estate, anche se siamo nella settimana di Ferragosto, comunque soddisfatto di come sono andate le cose finora? Penso che l'amministrazione sia molto soddisfatta quest'anno, prima di tutto grazie anche per i collaboratori, anche la Proloco che è la prima fila e tutto che tira tutto il carroccio, secondariamente anche il tempo che ci ha sempre favorevole alle manifestazioni e tutto quanto. Adesso noi stiamo concludendo queste tutte bellissime manifestazioni, qui a fianco a me ho i miei collaboratori, i due consiglieri che hanno seguito per tutta estate queste manifestazioni, e speriamo di continuare anche il prossimo anno sempre cercando di migliorare, ma soprattutto di far conoscere il nostro paese. Luciano Rambaldini, tantissime le iniziative, un calendario cominciato mesi fa e che non si finisce certamente in queste giornate. Molto l'impegno quindi dell'amministrazione comunale nel promuovere, nell'organizzare direttamente o indirettamente. Sicuramente, il lavoro è stato tanto e abbiamo cominciato ancora a febbraio a mettere in programma l'estate. Direi che Rosaria Paterrini, come diceva il vice sindaco, è stata promotrice e veramente il perno di questi programmi. Noi amministratori l'abbiamo seguita in tutto e per tutto, fieri di tutte le manifestazioni. Ovviamente non finisce qua, oggi stiamo disputando una bellissima giornata dedicata ai canti, domani ci sarà sicuramente un'altra bellissima giornata che è dedicata al Palio delle Contrade dei Tagliaboschi a San Colombano in piazza, poi ci saranno anche altre manifestazioni, perciò ecco, tanta carne al fuoco come si suol dire, e spero che i nostri turisti, i nostri cittadini abbiano gradito veramente e gradiranno in seguito il nostro operato. Speranza Emanuele, hai notato, avete notato, come dire, un aumento di presenze in quel di Coglio nell'Alta Val Trompia, e avete soprattutto notato un aumento di gradimento nei confronti delle iniziative dell'amministrazione comunale? Assolutamente sì, l'estate è andata ancora meglio rispetto alle nostre aspettative, perché gli eventi sono stati veramente tantissimi, come diceva Luciano sono stati programmati ancora all'inizio di febbraio,
il tempo quest'anno veramente ci ha dato una mano, perché tutte le manifestazioni in programma sono state veramente un successo, quindi ci avviamo verso la conclusione che sarà il 18 di sera con il saluto all'ospite, però l'estate a Coglio continua per chi rimane. La Fisarmonica delle Alpi, siete stati recentemente in Svizzera, com'è andata? Allora, è andata benissimo, abbiamo avuto una fortissima e una grossissima ospitalità, cosa che noi solo pensare al nome Ginevra ci viene la pelle d'oca, perché non pensavamo di essere in un paese straniero dove non parlano la lingua italiana, essere accolti come siamo accolti, stati accolti. Un'estate molto interessante dal punto di vista delle vostre presenze, non è la prima volta che siete neanche qui in Alta Valtrompia. Quali sono le località che avete toccato? L'elenco è lungo, lo so. Sì, l'elenco è lungo, la Valtrompia per noi la portiamo nel cuore, il quale abbiamo aperto anche la scuola di fisarmonica, quindi pensiamo che sia una località dove cerchiamo di invogliare questi ragazzi giovani. Poi oggi torniamo adesso dal Friuli e anche lì abbiamo avuto i complimenti, perché anche loro in quella parte la fisarmonica sta scendendo molto, e un'iniziativa come la nostra penso che sia una cosa molto positiva, e pensiamo che i ragazzi accolgono e capiscono quello che stiamo facendo, di riportare ancora sempre le tradizioni, e la fisarmonica è uno strumento che fa compagnia e allegria. Oggi per i canti da osteria evidentemente si è già cominciato alla grande. Speriamo di iniziare alla grande, siamo qui, ringraziamo Coglio di averci ospitato e speriamo di essere qui anche altre volte e che la gente canti con noi. Yeah.
Cantanti d'Osteria, qui a Collio abbiamo il capogruppo degli Alpini di San Colombano. Non si è ancora spenta l'eco del centenario, dei 100 anni, dei 100 passi di gusto. Che cosa è successo in questi periodi, in questi mesi? Ma in questo periodo abbiamo continuato con il nostro noi e non con il nostro io, quindi la comunità di Collio San Colombano, con sempre con Rosaria Paterlini, stiamo continuando a portare avanti feste e valori, e in questo caso stiamo festeggiando una signora che compie 100 anni, quindi stiamo continuando con i 100 anni. Bella.